Siano lodati Gesù e Maria. Ci fermiamo questa sera a meditare un po' sulla lettera di San Paolo apostolo ai Romani, anche perché oggi è la memoria liturgica di un grande santo, non molto conosciuto dai fedeli, di Sant'Ignazio di Antiochia. Antiochia era una sede importantissima della prima comunità cristiana. Pensate che ad Antiochia, ci dicono gli atti degli apostoli, che per la prima volta i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani, non dispregiativamente come veniva prima, Nazareni, i seguaci del Nazareno. E il primo vescovo di Antiochia fu San Pietro in persona, prima di venire a Roma. Ci fu poi il suo successore, e il secondo successore di San Pietro fu Sant'Ignazio di Antiochia, che è il santo di oggi. Un uomo veramente straordinario, lui morì martire al Colosseo, nell'anfiteatro Flavio, durante i grandi giochi indetti dall'imperatore del 107 dopo Cristo, e durante il viaggio proprio di trasporto da Antiochia a Roma, sapete che erano lunghi giorni di navigazione, scrisse delle lettere che grazie a Dio si sono conservate ad alcune chiese del tempo, che sono veramente dei capolavori non soltanto di dottrina, ma anche che mostrano il cuore di quest'uomo. San Paolo ha detto nella seconda epistola: fratelli, non mi vergogno del Vangelo. Ignazio di Antiochia di certo non si vergognava del Vangelo. Pensate che scrivendo ai Romani, perché si stava recando a Roma, scrisse, sta proprio nell'ufficio di oggi, queste parole: guardate, mi raccomando, io sto venendo, mi devono portare a divenire frumento di Cristo, macinato dai denti delle belve. Non vi venisse in mente ad andare a chiedere la grazia e di non farmi morire martire. E a un certo punto lui si dice: se subirò il martirio, vuol dire che mi avete voluto bene. Se invece sarò vituperato, vorrà dire che mi avete odiato. Queste le parole. E alle altre chiese, 7-8, lasciate scritte di lettere, il tenore è sempre lo stesso. Quindi, mentre leggendo queste cose, confrontando con la nostra povera vicina fede, vedendo insomma un uomo, cioè lo sapeva lei, andava a essere sbranato dalle belve, insomma, immaginate che cos'è se trovarsi con una tigre davanti che ti si mangia a mozzi, insomma, è una cosa molto... E lui, poeticamente, stritolato dalle fiere dei denti, diventa un momento di Cristo macinato dai denti delle belve, scrive espressioni di questo genere. Quindi, ripeto che sono di grande esempio e anche, come dice, se posso usare questa espressione, ci fanno fare i classici 5 minuti di vergogna, insomma, noi che non ci arriviamo così in alto e che purtroppo a volte, almeno parlo per me, stiamo molto, molto in basso. Bene, San Paolo nella prima lettura ci ricorda una cosa molto importante, due cose molto importanti, no? Che anche i pagani, sta scrivendo ai Romani, lo sapete che a Roma era la patria del paganesimo, la patria del vizio, e farà riferimento a vari tipi di vizi impuri, qui accenna qualcosa, Dio li ha abbandonati all'impurità, perché sapete che l'impurità è il cosiddetto, perdonatemi il termine, sesso sfrenato, era una delle caratteristiche delle civiltà pagane. Purtroppo lo sta diventando anche quelle cristiane, sciaguratamente. E però San Paolo dice: attenzione, sì, questi sono pagani, non hanno ricevuto ancora la piena conoscenza di Dio, non sanno ancora che Gesù Cristo è il Salvatore, però dice, quindi sono giustificati di tutte queste cose che fanno, dice, no? Perché anche se uno non ha una rivelazione chiara di Dio, ha però da Dio una cosa che si chiama l'intelletto, e l'intelletto Dio ci ha dato per farlo funzionare. Che cosa dice? Che le perfezioni invisibili di Dio, ci ricordava San Paolo, possono essere contemplate dall'intelletto nelle opere da lui compiute, così come la sua potenza e divinità, cioè guardando semplicemente il creato, un uomo che riflette deve chiedersi da dove viene quello che vede. E la soluzione, quando c'è una cosa bella e ordinata, lo vediamo anche nell'alta comune, qualcuno l'ha fatta, e quel qualcuno, diceva San Tommaso, quello che tutti chiamano Dio, e quindi abbandonarsi da una depravazione di coscienza, da una vita così lontana dal Signore, non avviene senza colpa, sono colpa inescusabile, perché pur conoscendo Dio non gli hanno dato gloria. Ecco, questo poi, sulla base di questo versetto, la Santa Chiesa Cattolica, il Concilio Vaticano I, 100 anni prima di quello del Concilio Vaticano II, negli anni 60,
definì come verità di fede proprio questo fatto, cioè che qualunque persona umana, anche se non vuole essere credente, eccetera, eccetera, non c'ha, però deve fare attenzione, perché se non fa funzionare bene l'intelletto per rendersi conto che almeno un Dio esiste, poi farà la sua ricerca per vedere qual è il vero Dio, secondo passaggio, sappia che lei è responsabile davanti a Dio, perché è di fede che ci si può arrivare al fatto che Dio, che un Dio esista. Certo, poi basta questo per avere la pienezza della rivelazione, ed è per questo che Dio si è rivelato nell'Antico Testamento a Israele e ha mandato la pienezza dei tempi a Gesù. Ecco, però, ricordate sempre, e concludo, quando incontrate uno che si dice ateo, dovete sempre rispondere: gli atei non esistono. Cioè, tu al posto di Dio ci hai messo qualcun altro, d'accordo? E questo mi fa molto disonore, d'accordo? Perché se noi mettiamo come padrone della nostra vita qualcos'altro al cuore di Dio, siccome Dio è soltanto più grande di noi, il resto fosse anche un essere umano, o peggio ancora una cosa, pensate che chi vive i soldi, tutti quelli che vivono per i soldi mi diranno sempre che non vivono per i soldi, ma non è vero, ma ci vivono, dopo Dio è il denaro, quindi spiega bene che sono il Vangelo, quindi non è che sono atei, hanno messo i soldi al posto di Dio, non sono atei, il loro Dio sono i soldi, d'accordo? Ma Dio non è altro che quel qualcosa, quel qualcuno che ha talmente tanto interesse nella tua vita, per il quale tutto è funzionale. E non ci vuole tanto capire cosa sia se facciamo un po' di introspezione dentro noi stessi. Bene, chiediamo al Signore che ci dia la grazia, ecco, di vivere da persone intelligenti, che danno a Dio solo il posto che gli merita, perché noi adoriamo e conosciamo il più grande soltanto il nostro Signore, perché il più grande è, non permettiamo a nessuno di mettersi al suo posto, e chiediamogli anche che ci dia il coraggio, la franchezza e la forza, testimone come Sant'Ignazio. Forse non saremo spronati dai leoni, ecco, però possiamo essere sempre santamente fieri della nostra fede cattolica, non vergognarci mai del Vangelo e della nostra fede, ma difenderlo e testimoniarlo semplicemente con umiltà, come possiamo, dove possiamo e senza paura, per essere degni di partecipare al premio del Regno Celeste, dove questo grande santo, glorioso e davvero vaggiante e sfolgorante, ci ha preceduto. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.